Signore, buonasera a tutti, grazie per essere qui anche questa sera con noi. Incontrarsi al Museo Civico di Bassano del Grappa è diventato veramente un appuntamento. Oggi incontriamo il professor Mattia Vinco, dipinti e sculture nelle collezioni civiche bassanesi. Credo che il percorso che con grande impegno la dottoressa guidi e con l'aiuto dei nostri collaboratori, questi giovani che sono una grande squadra, ma anche ringrazio sempre il dottor Mario Guderzo per questo importante appoggio che ci ha dato, sia veramente un'eccellenza per il nostro territorio. Per cui, ringraziandovi tutti, porto i saluti del sindaco Elena Polan, che in questo momento è in giunta, e spero che questa serie di bellissimi appuntamenti possa continuare ad essere replicata. La nostra amministrazione è un'amministrazione che ha voluto segnare dei percorsi, delle attività che si rinnovano nel tempo e sono comunque dei punti fondamentali, lo facciamo nel turismo, lo facciamo nella cultura. Credo che l'ottica di pensare una strategia di lungo periodo, e credo che quello che abbiamo dimostrato in questi anni sia stato proprio questo, arrivare alla fine e costruire un percorso che ci ha dato comunque ottimi risultati. Quindi grazie veramente di cuore. Sì, buonasera a tutti anche da parte mia, e sono lieta di dare il benvenuto al professor Mattia Vinco, che è il nostro relatore di oggi per questo nuovo appuntamento, il quinto del ciclo di conferenze, incontrarsi al Museo di Bassano. Il nostro relatore di oggi, che è docente di storia dell'arte moderna all'Università di Trento, si è formato tra l'Università di Verona di Udine e poi si è specializzato in altre prestigiose sedi e istituti di storia dell'arte, tra le quali la Fondazione Roberto Longhi di Firenze. Successivamente ha anche ottenuto il suo dottorato di ricerca in storia dell'arte moderna all'Università di Padova. Il suo campo di predilezione negli studi è proprio l'arte veneta del periodo che va dal tardo gotico al primo rinascimento, ed è proprio con questa specializzazione che ha affrontato le opere delle nostre collezioni, che ha approfondito per poterci parlare oggi in questo intervento. Tra le numerose collaborazioni che hanno segnato la carriera del professor Vinco ci sono state prestigiose collaborazioni con altrettanto prestigiose sedi nazionali e internazionali, tra le quali ne ricordo solo alcune: la Villa Itatti sempre a Firenze, ma anche il Metropolitan Museum di New York, il Getty di Los Angeles, credo sia in stretto contatto anche con Davide Gasparotto, ma anche appunto importanti musei europei, Graz, e italiani come il Pol di Pezzoli, la Pinacoteca Brera a Milano, appunto detentrici di importanti opere del periodo appunto di cui si interessa il professor Vinco. Numerose sono le pubblicazioni che ha naturalmente firmato nel suo percorso. Come curatore di mostre ricordo solo la più recente, a cui ha dato un contributo come appunto curatore, che è stata la mostra che sicuramente molti di voi hanno visitato in Basilica Palladiana a Vicenza giusto un paio di anni fa, nel 2021, la Fabbrica del Rinascimento, creatività, produzione e mercato a Vicenza, realizzata appunto assieme a Davide Gasparotto e a Guido Beltramini. Ecco, io sono molto felice che il professor Vinco abbia raccolto questo invito che ha fatto il dottor Mario Guderzo assieme a me, e che venga oggi a parlarci delle opere più importanti che costellano il percorso appunto della
delle nostre collezioni che riguardano appunto l'arte del Medioevo fino al primo Rinascimento, in particolare fino a Francesco Bassano il Vecchio, e che, come ci dicevamo prima, insomma, di fatto sono in grado di raccontarci in qualche modo la storia dell'arte veneta di questo periodo. Io lascio a lui la parola e auguro una buona conferenza. Molte grazie Barbara e molte grazie al professor Guderzo per questo graditissimo invito. Forse vi sentite meglio, spasso parlo un po' più vicino al microfono. Ecco, allora, il titolo, come vedete, insomma, è un po' ambizioso e io credo che non riuscirò nel tempo a disposizione, insomma, ad esaurire insomma, tutta la presentazione di una collezione così importante come quella del Museo Civico di Bassano. Mi sono limitato ad alcuni casi particolarmente importanti perché mi sono accorto che proprio attraverso questi casi particolarmente importanti si riesce a raccontare un bel tratto di storia dell'arte veneta dal 300, dal 1330 fino al 1510. E quindi diciamo così che quasi in una mostra ideale per certi aspetti mi sono ritrovato un po' tutta una serie di temi che mi hanno sempre molto interessato e che davvero insomma possono raccontare un po' quello che l'arte veneta ha rappresentato nei secoli prima della maniera. Sono molto affezionato a Bassano, ovviamente grazie a Jacopo Bassano e alla mostra curata con Guido Beltramini e Davide Gasparotto e anche appunto per gli studi di Roberto Longhi su questo grande pittore che mi è capitato proprio di recente insomma di riprendere. Però ecco, non solo Bassano sono le collezioni civiche del museo e quindi appunto cominciamo da quello che probabilmente è il capolavoro, il grande capolavoro insomma dell'epoca antica, la croce dipinta di Guariento, firmata, che quindi è sempre stata insomma, una sorta di caposaldo per la ricostruzione del corpus del pittore, un corpus che non è stato così facilmente ricostruibile proprio perché insomma, i documenti scarseggiano e insomma, solo fino a un tempo recente, ecco qui appunto vedete l'iscrizione alla base della croce, solo fino a insomma, anni relativamente recenti si è scoperto appunto il testamento appunto del 1332 di Maria de Uvolini che appunto commissiona quest'opera e quindi si è riusciti ad ancorare il dipinto alla giovinezza insomma del pittore, un pittore che appunto è per lo più attivo a Padova e che ha appunto qui a Bassano però questo suo grande esordio. Ho messo a fianco del crocifisso del Museo Civico anche l'altra croce che come vedete insomma è piuttosto rovinata e ha dei problemi conservativi maggiori ma conclude il percorso del pittore e quindi un po' qui a Bassano c'è rappresentato tra la croce appunto del museo che proviene da San Francesco e la croce invece di San Francesco che però proviene dal Duomo è rappresentato un po' questo percorso del grande pittore padovano. Prima appunto si parlava con Barbara, ecco qui da queste foto non si percepisce, però ecco io vi invito anche poi a insomma, salire in museo, insomma andare a rivedere certi aspetti di questa croce che sono davvero esaltanti, perché qui sullo sfondo, se fate attenzione, c'è appunto emerge tutta una lavorazione dell'oro assai raffinata che fa parte appunto delle grandi abilità tecniche e delle grandi abilità artistiche di questo grande pittore. Potete anche intuire, insomma, soltanto vedendo queste immagini, poi noi appunto lo dimostreremo con confronti e con ulteriori riflessioni, potete capire già da queste immagini che per la croce era prevista una visione potentemente di sotto in su. E guardate, infatti non vedete no, appunto qui la parte alta
del montante, vedete appunto molto in ombra questa zona sottostante, come vedete un forte aggetto, no, di questa pedana lungo la quale scorre il sangue. Sono tutti questi dettagli da tenere a memoria, perché poi vedremo che si risolvono nella ambientazione originale di questo crocifisso, molto in alto, appunto al centro di un tramezzo che era l'antico muro che appunto divideva la parte della chiesa appunto frequentata dai laici dalla parte frequentata dai presbiteri. Quindi questo potente crocifisso, ovviamente, che si apprezza anche per questi aspetti di forte naturalismo, ecco, come una delle chiavi principali, insomma, per riuscire a anche entrare un po' in questo linguaggio del Trecento, che spesso è un po' ostico rispetto, insomma, all'arte moderna, è appunto quello di soffermarsi anche su questa ricerca di dettagli naturalistici che sono appunto nello sguardo della Vergine, in questi appunto rivi di sangue che gocciolano dalle mani del Cristo, e anche in questi tocchi di luce, si vede il puntatore, però bene, in questi tocchi di luce che appunto si notano sulle dita delle mani. Quindi vi dicevo appunto lo stemma Pugolini di questa Buona Maria, che richiede appunto, si identifica anche in questo gioco molto sottile, lei si identifica con Elena che ha scoperto la croce, e in quanto appunto nuova Elena chiede ai bassanesi di pregare per lei e quindi chiede pietà. E anche questo, insomma, è una cosa anche piuttosto eccezionale, perché immaginate, insomma, al centro di una chiesa una croce così importante con una committente donna non era cosa scontata, insomma, per quel periodo. Per farvi capire, insomma, un po' anche dal punto di vista proprio immediato l'importanza di un pittore come Guariento, insomma, vi mostro alcune opere appunto che stanno tra la croce di San Francesco e la croce del Duomo, e che sono rappresentative un po' di tutta questa sua straordinaria carriera. Vedete, vi ho messo le misure sono leggermente inferiori, le misure di questo crocifisso, che voi mi direte c'è due volte la stessa foto, in realtà è un crocifisso, lo vedete, insomma, da questi, anche da questi danni diversi, insomma, si capisce che sono appunto due opere diverse. Appunto è un crocifisso dipinto su due lati, quindi con una, che prevedeva una visione appunto fronte retro, sia da parte appunto dei presbiteri che stavano nel coro della chiesa, sia da parte appunto dei laici che invece assistevano alla cerimonia. Sempre, lo notate, con questo forte scorcio che si può capire perfettamente da questa ombra molto forte sul montante, sulla traversa e appunto anche sul montante. Ecco, questo crocifisso però, lo vedete, non presenta una caratteristica che invece c'era in quello di Bassano, cioè il Cristo benedicente con i doletti. Questa situazione infatti non è una situazione originale, i tabelloni sono stati sostituiti durante un restauro, e quindi diciamo così che restava un punto di domanda su quello che andava a completare la croce, cioè verosimilmente ancora una volta il Cristo benedicente nella parte superiore e i dolenti nelle parti laterali. E, appunto, di recente chi si è occupato, gli studiosi che si sono occupati di questo crocifisso Fogg, ecco, mi sono dimenticato di dirvi che è in una sede conservato in una sede prestigiosa come quella del Fogg Art Museums di Cambridge, Massachusetts, appunto il museo dell'Università di Harvard. Ecco, appunto, di recente, proprio utilizzando le sagome che avete visto poco fa, insomma, le sagome originali, è stato possibile integrare con questi pezzi questo Cristo benedicente che si trova al Museo Civico di Padova e appunto questi altri pezzi di collezione privata, è stato possibile integrare questo crocifisso e formulare un'ipotesi molto affascinante, che questa opera provenga dalla cappella dei Carraresi, della Reggia dei Carraresi della città di Padova, quindi il luogo più prestigioso della città di Padova,
con una decorazione molto ampia, in parte perduta, di Guariento, con un soffitto, con tutta una teoria di angeli meraviglioso, appunto era decorata sul tramezzo, quindi su questo muro divisorio dei due spazi principali della chiesa, era decorato appunto con questa crux de medio ecclesi e questa croce appunto che aveva una funzione liturgica che ormai è andata perduta. Piccolo inciso, questa funzione originale viene tolta insomma dopo il Concilio di Trento, quando si decide che proprio per facilitare una maggiore fruibilità delle cerimonie non ci deve più essere un muro divisorio che separa la chiesa dei laici dalla chiesa dei presbiteri, quindi si decide appunto che tutti questi muri debbano essere demoliti, con la conseguenza che tutto quello che decorava questi tramezzi andò perduto. E per questo motivo molti pezzi che noi conosciamo non sappiamo da quale cappella e da quale altare derivano, proprio perché appunto è andato perduto questo elemento architettonico molto importante delle chiese appunto del primo medievale e del primo rinascimento. Ovviamente il modello di questa croce per un pittore padovano non poteva non essere che il grande crocifisso di Giotto, il crocifisso di Giotto dell'Arena, 1303 circa, appunto del periodo in cui Giotto lavora appunto a Padova per Enrico Scrovegni, si trova appunto a dipingere la cappella dell'Arena di Enrico Scrovegni, e anche qui si trovava con questa presenza che abbiamo capito è sempre più chiara all'interno delle chiese, si trovava appunto questo grande crocifisso che è un po' un modello per Guariento, è un modello non solo per quanto riguarda diciamo così le dimensioni e la tipologia, ma è un modello proprio anche per il naturalismo, che ovviamente insomma sono passati 30 anni, diventa un naturalismo molto più efficace, molto più evidente, però insomma anche qui le idee appunto dei rivoli di sangue sono sempre presenti come appunto in Guariento, ovviamente approfonditi in Guariento. Invece qui appunto la croce è una croce di colore scuro, erede ancora di quelle crocifissioni duecentesche, insomma di matrice duecentesca, e invece appunto qui come avete visto nella croce Fogg e anche nella croce del Museo Civico di Bassano, le croci insomma sono di legno naturale, no? Questo progressivo recupero poi della dimensione naturale anche nell'arte medievale si segue molto bene, insomma chiaramente a partire dalle prime grandi invenzioni di Giotto si segue molto bene insomma fino a questi sviluppi di Guariento, qui siamo un po' dopo, diciamo così, siamo negli anni 50. Ecco, vi dicevo, scusate la brutta foto, però è molto efficace per capire di che cosa stiamo parlando, la croce di Guariento ha le misure all'incirca di queste prime due croci di Giunta Pisano e di Cimabue, quindi insomma è una croce monumentale, ma chiaramente vedete bene che poi le altre croci del maestro della Cappella Dotto, in particolare quella gigantesca di Santa Maria Novella di Giotto, la prima croce di Giotto, insomma, del Giotto giovanissimo appena uscito dalla bottega di Cimabue, hanno dimensioni sensibilmente superiori. E appunto questa tipologia poi è presente anche a Venezia, dove appunto si forma un pittore, Lorenzo Veneziano, anche lui un pittore che partendo da, diciamo così, l'arte bizantina tardo duecentesca recepisce queste novità giottesche e appunto le interpreta in una chiave però meno naturalistica di quanto non fa Guariento. Quindi appunto avete visto un po' questo gran numero di grandi crocifissioni monumentali, di crocifissi monumentali che appunto decoravano le chiese, e mi sembrava insomma giusto presentarvi un focus relativo a questo tipo di oggetto, no? Perché così insomma è proprio importante anche restituire la loro funzione
esposizione agli oggetti che troviamo nei musei non è sempre semplice. Questo è un affresco famosissimo della Basilica Superiore di San Francesco di Assisi, le storie di San Francesco dipinte da Giotto tra 1288 e 1292, e vedete appunto che ci viene fatto vedere l'invenzione del presepio di greggio, appunto il presepio che appunto viene creato da San Francesco, questa nuova idea da parte di San Francesco di dare più umanità alla fede cristiana, e quindi di immaginare proprio lo stesso San Francesco che prende nelle proprie mani Gesù bambino, quindi ricreando quella che era la situazione della nascita di Gesù. Ecco, in questa scena, all'interno di questa scena, vedete appunto una croce appesa con questo sistema molto anche complesso, con questo treppiede, insomma, che sostiene con questa corda la croce, quindi leggermente inclinata, e qui capiamo appunto che quegli scorci che abbiamo visto prima, quelle ombre che abbiamo visto che ci facevano capire chiaramente che stavamo guardando una croce di sotto in su, lo capiamo che davvero, insomma, la croce si ergeva su un muro. Qui vedete appunto uno spazio separato, ci dobbiamo immaginare appunto, vedete, grazie al pulpito che la chiesa si svolgeva sull'altro lato, il ciborio dell'altare, insomma dell'altar maggiore della chiesa, e qui appunto questo passaggio con la chiesa divisa in due parti. Ecco, ci dobbiamo immaginare quindi tutte le chiese divise in questo modo, e in particolar modo ci dobbiamo immaginare le chiese nelle quali sappiamo che esisteva una croce appunto decorate come questa che ci viene raffigurata da Giotto, e anche come quella che ci viene raffigurata appunto da lo stesso Altichiero, appunto che anche Altichiero in questa scena appunto colloca, qui è poco visibile, ma anche lui colloca all'altezza di questo muro, colloca una croce che appunto separa i due spazi. E più che altro mi interessava farvi vedere questo affresco dell'oratorio di San Giorgio di Padova, per farvi vedere poi qual è lo sviluppo di questa pittura padovana, che è appunto da Giotto a Guariento ad Altichiero si declina con questa grande capacità narrativa e grande capacità proprio di recupero della descrizione dei personaggi e della descrizione, diciamo così, della vita comune, in questa continua riappropriazione della narrativa e della vita comune. In particolare l'attenzione di Altichiero alle architetture, queste architetture stupende, ancora appunto queste architetture gotiche padovane, è quella che poi utilizzerà, che lui riprenderà appunto dagli affreschi per la sala del Maggior Consiglio che vedremo in seguito. Ecco, questo è un altro allestimento spettacolare che ci restituisce un po' idealmente la chiesa com'era la chiesa di San Francesco, insomma, prima di queste modifiche, ed è anche un'alternativa perché, oltre che a poter stare su un muro, questi crocifissi potevano stare anche su appunto una trave di questo tipo, che aveva comunque la funzione del muro e che aveva questa che ci dava appunto questa percezione di alto, da alto in basso della croce. Qui vedete i dolenti, sono staccati, non sono più come prima appunto messi nei tabelloni, e appunto si crea proprio una sorta di iconostasi come quelle appunto bizantine, quindi più una tradizione di tipo bizantina che in qualche misura veniva recuperata in Occidente. Ecco, appunto, quello era una croce di Paolo Veneziano, il grande pittore, diciamo così, del 300 veneziano, della generazione precedente a Lorenzo, e qui vediamo un altro momento del giottismo italiano, con la croce di Giovanni da Rimini, questa importante croce di Giovanni da Rimini, nella sua collocazione originale della chiesa di Mercatello sul Metauro, che appunto è stata ricollocata anche in questo caso sulla trave che divideva appunto i due spazi, e che ci restituisce quindi una percezione reale di quello che erano queste croci. Giuliano da Rimini è appunto il pittore che a Rimini recupera questa
primo arrivo di Giotto, appunto questo primo spostamento di Giotto dall'Italia settentrionale, che si presenta insomma a Rimini con la croce del Tempio Malatestiano, ripresa appunto da Giovanni in queste varie croci, che vi ho messo appunto questa croce appunto del Museo Civico di Rimini, questa di collezione privata, e quella di Talavello, no? Perché insomma, la presenza di Giotto nell'Italia settentrionale è stata anche questa, è una scoperta piuttosto recente, cioè che Giotto prima di arrivare a Padova va a Rimini e quindi influenza prima i pittori riminesi della scuola padovana. Poi ci saranno i pittori riminesi che arriveranno a Padova, però sarà, diciamo così, già un risultato di questo primo influsso giottesco sulla scuola riminese, che è estremamente importante per la storia della cultura, per la storia figurativa dell'Italia settentrionale. Ecco, qui forse si vede meglio, ecco, vi propongo anche un altro tipo di oggetto, un altro crocifisso che così vi dà l'idea di com'è Guariento verso la fine dei suoi anni, un oggetto però piccolo per la devozione privata, quindi un crocifisso in questo caso per la devozione privata, una tavoletta di una trentina di centimetri, appunto una valva è a Raleigh in North Carolina, l'altra è a Ferrara appunto nella Pinacoteca Nazionale. E vedete appunto, vi dicevo, la croce ha questo tipo di decorazione sull'oro, e qui in realtà vedete la bravura di Guariento nel creare proprio questi archetti proprio lavorando l'oro, quindi fingendo queste architetture semplicemente lavorando l'oro. E qui appunto insomma si è ipotizzata una provenienza dal territorio ferrarese, e qui vedete insomma come all'interno anche dei prodotti artistici di questo tempo, anche come questa invenzione del crocifisso naturalistico, abbiamo visto sempre con la croce di legno, viene poi anche utilizzata su scala più piccola. Appunto sempre questo naturalismo anche del dolore, che riesce a descrivere molto bene insomma il dolore della Madonna e di San Giovanni Evangelista, e appunto della Maddalena, e anche insomma di Fogg Museum di Cambridge, Massachusetts, in questo caso Raleigh, il museo di North Carolina, e poi una Madonna col bambino al Metropolitan Museum of Art di New York, sempre esposta, per far capire quanto sia rara appunto questo pittore, e quanto sia un pittore estremamente importante proprio per lo sviluppo del Trecento dell'Italia settentrionale. Ecco, per così suggellare il contesto storico di questa situazione che si viene a creare insomma a Bassano dall'inizio alla fine con i due crocifissi di San Francesco e del Duomo, ovviamente la sala del Maggior Consiglio, una decorazione molto tormentata lungo i secoli a causa di danni dovuti all'umidità, danni dovuti agli incendi. Noi vediamo ora una sala del Maggior Consiglio in una situazione post 1577, l'ultimo grande incendio appunto che colpì il Palazzo Ducale, però in realtà appunto la prima decorazione della sala del Maggior Consiglio è proprio la decorazione di Guariento, che viene, insomma, viene chiamato a Venezia, come vi accennavo prima, anche proprio per la sua grande abilità di dipingere all'affresco, e dipingere anche affreschi con una struttura architettonica molto sviluppata per il tempo. Probabilmente non esistevano pittori a Venezia in quel momento, siamo negli anni 60 del 300, in grado di così fare delle dare vita a delle raffigurazioni così complesse, no? E quindi Guariento, insomma, qui scusate la brutta foto, ma per farvi capire poi quali sono gli elementi superstiti e come si completava la grande parete con l'incoronazione della Vergine, ecco qui appunto vedete come si presentava questa decorazione, che in realtà si ispira ad un affresco presente nella chiesa agostiniana di Padova, che vedete appunto qui anche in questo caso in una situazione frammentaria, ora è conservato nella chiesa degli Eremitani perché la chiesa di Sant'Agostino di Padova è andata distrutta,
E la cosa curiosa appunto è che il doge Marco Cornel, che era stato appunto a Padova come podestà, ad invitare il pittore a dipingere appunto questa sala di maggior consiglio. Quindi insomma qui avete anche un po' il senso di questa centralità insomma del pittore nella vita figurativa insomma di Venezia in tutto il 300. Se questo affresco è particolarmente insomma anche difficile da apprezzare per certe ragioni, la sua fortuna comunque è straordinaria. È straordinaria nel 400 ed è ripresa da un pittore, Lorenzo da Venezia, l'ex maestro di Ceneda, che appunto aveva raffigurato questa incoronazione della Vergine per il Duomo di Vittorio Veneto, e che in qualche misura ricalca molto fedelmente questo grande affresco. Questa copia, diciamo così, di Lorenzo da Venezia, un pittore tardogotico, come vedremo tra poco, dell'ambito, diciamo così, di Michele Giambono, questa raffigurazione, seppur non in modo così letterale, di Lorenzo da Venezia, viene ripresa in due occasioni da Giovanni d'Alemagna e Antonio Vivarini, di cui parleremo proprio all'interno di questa presentazione, e poi dallo stesso Michele Giambono, a cui viene richiesto proprio di fare una copia, modo e forma, di questa appunto incoronazione di San Pantalon di Giovanni d'Alemagna e Antonio Vivarini per la chiesa di Sant'Agnese. Quindi a stretto giro, diciamo così, che Lorenzo da Venezia fa questa copia, che poi in qualche misura viene replicata da questi pittori sotto forma di pala d'altare. Ecco, sappiamo molto poco, oltre a questo affresco con l'incoronazione della Vergine, sappiamo molto poco della decorazione originale di Guariento, però sappiamo che c'erano altri quadri, ce lo dice Marcantonio Michieli, ce lo dice Francesco Sansovino, insomma c'erano delle altre storie, in particolare quello della guerra di Spoleto con la disfatta delle truppe pontificie fuori dalle mura della città umbra. Potrebbe essere appunto questa di sinistra, una copia da Guariento o poi successivamente da Pisanello, un ricordo di quanto aveva dipinto lo stesso Guariento. E a destra gli studiosi, giustamente, sempre in questo disegno che è una derivazione da un affresco antico, hanno giustamente supposto, sia per il soggetto Ottone che impetra la pace al padre Federico Barbarossa, sia per questa presenza di molte architetture, che questo sia un ricordo di quello che un tempo Guariento aveva dipinto sulle pareti laterali della sala del Maggior Consiglio. C'è un problema, diciamo così, anche di discussione delle fonti e di scarsità, diciamo così, di testimonianze figurative, come capite bene, perché subito dopo, per problemi conservativi, questa decorazione di Guariento venne sostituita, integrata, questo è difficile da chiarire, da una generazione di pittori che lavorava a Venezia in quel momento e che dà il via di fatto alla grande pittura veneziana del 400, cioè Gentile da Fabriano e Pisanello, con Michelino da Besozzo, anche lui presente in quel momento a Venezia, che porta questa cultura lombarda, soprattutto cultura della corte di Pavia, di marca francese, che cambia decisamente, diciamo così, la storia un po' di questa pittura prospettica, di questa pittura architettonica che si era un po' svolta lungo tutto il 300. E quindi diciamo così che in questo punto d'incontro, anche in questi disegni, questo è un po' un disegno caratteristiche pisanelliane rispetto a questo disegno che ha più un sapore
Guariente Isco, nonostante le fonti ci dicano che era una battaglia quella che Guariento aveva dipinto, ecco appunto in questi disegni noi troviamo un po' una memoria comunque che oltre all'incoronazione della Vergine Guariento aveva anche dipinto dell'altro. E appunto per passare a questa seconda generazione ecco, di pittori che voi avete la possibilità in qualche modo di vedere nel vostro museo, ecco qui appunto la Madonna col Bambino di Gentile da Fabriano della Gemelle Gallerie di Berlino, a fianco al vostro Michele Giambono, la vostra Madonna col Bambino di Michele Giambono, un'opera 1410-15 dipinta probabilmente da Gentile da Fabriano sicuramente quando è influenzata da quest'arte lombarda, che è appunto dipinta però per una chiesa del centro Italia, e appunto ve la mettevo a confronto con questo Michele Giambono proprio per questi dettagli tecnici molto, molto caratteristici di Gentile da Fabriano, che poi avranno una fortuna enorme a Venezia tra gli allievi di Gentile da Fabriano, appunto Pisanello e Jacopo Bellini, e poi anche tra questo grande pittore veneziano allievo di Niccolò Di Pietro, che però appunto negli anni 30 recupera questi aspetti tecnici di Gentile da Fabriano, no? Questa pittura a puntini, sembra quasi Serà, appunto questa pittura a puntini molto, molto leggeri e molto, molto delicati, che dà questo aspetto molto soffice ai panni, no? Si passa da una pittura che è naturalistica nella descrizione, come quella di Guariento e Altichiero, ad una pittura che invece dà molto il senso proprio materico, no? Questo è proprio un grande cambiamento della pittura tra la fine del 300 e l'inizio del 400, no? Quindi questa è un po' la rivoluzione di Gentile da Fabriano. Ovviamente un pittore come Michele Giambono tinge da un'opera di Gentile da Fabriano degli anni 10-15, ma probabilmente attinge da un'opera della metà degli anni 30 dipinta da Jacopo Bellini, che in più di un'occasione si professa allievo di Gentile, molto orgogliosamente Jacopo Bellini si professa allievo di Gentile da Fabriano, un'opera come appunto la Madonna col Bambino e un uomo di casa d'Este del Louvre, con vari problemi di appunto datazione, che adesso insomma si tende a datare la metà degli anni 30, nonostante insomma il periodo più celebre in cui Jacopo Bellini è a Ferrara è il 1441, quando appunto c'è questa sfida con Pisanello, perché Leonello d'Este non è contento di un ritratto che Pisanello sta facendo, che si trova lì a Ferrara per fare le medaglie per il concilio di Ferrara, quindi chiama Jacopo Bellini e appunto c'è questa celebre insomma gara che poi viene vinta in effetti da Jacopo Bellini. Ecco qui insomma altri dettagli proprio per farvi vedere come questa pittura non ha valori diciamo così prospettici come la pittura tardo trecentesca o valori rinascimentali, matematizzati come poi la pittura diciamo così del Rinascimento fiorentino, insomma più famoso. C'era stata anche una mostra molto importante nel 2006, Gentile da Fabriano, l'altro Rinascimento, questo è un altro Rinascimento in cui i valori proprio degli oggetti e degli aspetti materici vengono messi in evidenza al di là della soluzione insomma matematica che ci poteva essere al di sotto. Ecco, mi sono incuriosito poi anche di un aspetto iconografico studiando quest'opera, perché si tratta di una Madonna Glicofilusa o Eleusa, insomma una Madonna della tenerezza, queste Madonne che hanno insomma con il braccio di Gesù Bambino che le bacia, quindi non il bambino marciante come in questo caso, oppure appunto con non Madonne del latte, insomma altro tipo di Madonne, ma appunto queste Madonne che hanno questo così rapporto molto affettuoso con il Gesù Bambino. E
Appunto, chiaramente ci sono degli esempi, siamo a Venezia, quindi ci sono degli esempi bizantini, insomma, di questa iconografia che viene dalle icone, per cui non c'è nessun problema di questo tipo. Però andando nel 400 bisogna insomma riconoscere che il riferimento obbligato è appunto Donatello, che insomma, rivitalizza questo tipo di rapporto che sicuramente conosceva, lo anima di questo però naturalismo molto più fresco, e in questo caso appunto mi sono chiesto se addirittura Michele Giambono non avesse presenti dei modelli donatelliani quando dipinge questa stupenda Madonna col bambino che avete nel vostro museo. E poi siamo anni dopo, questa è una Madonna appunto della metà degli anni 30, ma appunto negli anni 50 curiosamente poi Michele Giambono ha a che fare con Donatello, perché è chiamato a giudicare il Gattamelata, la grande scultura bronzea appunto che Donatello fa per il sacrato della Basilica del Santo. Ecco, procedendo appunto di generazione, un po' in generazione, nella pittura del Museo di Bassano, e seguendo un po' le scansioni anche di quello che è il percorso della pittura veneta, si incontra, ecco, uno degli artisti di cui vi ho parlato prima, appunto Giovanni d'Alemagna, un pittore piuttosto misterioso che è stato riconosciuto da Federico Zeri nello studio che aveva compiuto negli anni 70 per la catalogazione della Walter Salt Gallery di Baltimore, ritrovando appunto una firma in un San Girolamo della Walters. Federico Zeri aveva capito che appunto quella era un'opera sicura di Giovanni d'Alemagna, un pittore molto documentato dalle fonti, che però fino a quel momento non aveva nessuna opera sua certa, perché tutte le opere di Giovanni d'Alemagna sono firmate assieme ad Antonio Vivarini. I due hanno una società, sostanzialmente una compagnia, tra il 1440 e il 1450, l'anno della morte di Giovanni d'Alemagna, per cui non era semplice, e tuttora non è semplice, distinguere, diciamo così, la parte dell'uno dalla parte dell'altro. Però, insomma, grazie a degli studi soprattutto di Miklós Goskovics, si è cominciato un po' a distinguere i due pittori, almeno in questa serie di storie della vita di Santa Apollonia, che appunto, di cui una è qui al Museo Civico di Bassano, e altre due sono a Bergamo, l'Accademia Carrara, appunto un martirio insomma, più celebre con l'estrazione dei denti, anche qui appunto un'altra forma di martirio, mentre qui viene appunto Santa Apollonia, cerca di demolire un idolo pagano, no? Quindi tutta una vicenda legata a Santa Apollonia, con le varie storie di Santa Apollonia, della vita e poi del martirio, ecco, in occasione appunto della catalogazione della tavola di Washington, Boscovich aveva cominciato un po' a distinguere i due pittori. E ecco, qui si presenta un'altra forma ancora di rinascimento, un rinascimento molto sui generis, dove un po' scompaiono quelle delicatezze che abbiamo visto prima di Jacopo Bellini, e si sostituisce un po' uno studio empirico, un po' uno studio molto anche ambizioso, delle antichità e delle architetture, cercando un po' di recuperare la prospettiva utilizzando in particolare gli album di disegni di Jacopo Bellini, i due grandi album di disegni del Louvre e del British Museum. E questo pittore è un pittore, anche questo molto importante, sappiamo appunto, a parte questi 10 anni, insomma sappiamo molto poco di lui, però lavorò per il Vescovo di Padova, e soprattutto venne chiamato a decorare la Cappella Ovetari di Padova assieme a Mantegna e Niccolò Pizzolo, ed è proprio con la morte di Giovanni d'Alemagna che anche Antonio Vivarini rinuncia all'incarico, e poi la Cappella insomma Ovetari prende tutta un'altra storia. Ecco, qui invece c'è così una sorta di primo rinascimento un po' fantasioso, non rigoroso,
curioso, ma che comunque si avvicina, diciamo così, più a quelli che poi sono i dettami della, del Rinascimento fiorentino. Però ecco, anche in questo caso questa tavoletta magari isolata non dice molto, ma se insomma vista all'interno di una possibile ricostruzione come queste che vi propongo, prende più senso. Sono delle tavolette che secondo uno schema della pala d'altare, che è ancora uno schema duecentesco, prevedevano appunto il santo centrale e storie ai lati e in basso, per cui quello che appunto stava al centro probabilmente era una scultura o una tavola di dimensioni maggiori della santa, di Santa Apollonia, e attorno si trovavano questi degli episodi simili. Io qui vi propongo due dossali appunto di questi pittori di Modena, pittori domenicani, perché poi anche Antonio Vivarini, lavorando appunto per i domenicani di Santi Giovanni e Paolo, realizzerà un dossale per, con le storie di San Pietro Martire, anche quello insomma tutto suddiviso come quello di Santa Apollonia, di cui non conosciamo bene la, insomma, la struttura nello specifico, però perlomeno ci possiamo fare un'idea di come la pala d'altare poteva essere. Ecco, qui c'è anche appunto Antonio Vivarini, quindi potete un po' confrontare i due pittori, questo è un Antonio Vivarini tardo, che appunto fa questo trittico, qui vedete ancora un po' questo capitellino che sbuca sulla destra, un Antonio Vivarini tardo, ovviamente non confrontabile con quello che con il Giovanni d'Alemagna, diciamo così, 1445, questo sarà un dipinto, vedendo il paesaggio, insomma, che già guarda Giovanni Bellini, sarà come minimo un dipinto, insomma, del 1465, quindi una ventina di anni dopo, però insomma è interessante anche per questo aspetto iconografico, non così scontato anno 1465-70 circa, perché poi insomma Giovanni Bellini, Carpaccio lo utilizzeranno molto, ma qui in questo caso Antonio Vivarini si rifà a dei modelli d'Oltralpe che ad un certo punto entrano nell'Italia settentrionale, sia tramite, diciamo così, il Friuli e quindi un po' tutta la produzione austriaca di questi, di queste sculture, infatti questa ad esempio che vedete al centro è a Treviso, sia appunto grazie alla Valle dell'Adige, dove scendono altri, insomma vengono esportati altri testi. Diventa un'iconografia anche questa molto, molto amata, perché sono tutte, insomma, fa parte di tutte quelle iconografie che avvicinano molto, diciamo così, il fedele alla, a rivivere quello che è il momento della passione e morte di Cristo. Sono appunto anche questo non è un racconto che esiste davvero nei Vangeli, però viene così bloccato questo attimo particolarmente intenso della morte di Cristo e del punto del compianto, tanto che appunto poi si arriva anche alla pietà di Michelangelo, insomma, che è l'episodio più famoso. Però in Veneto, insomma, ad esempio il santuario di Monteberico, ce n'è una di Bartolomeo Montagna, Giovanni Bellini ne fa due, insomma c'è davvero una grande sensibilità per questo tema devozionale. Ecco, appunto qui abbiamo anche una possibilità di ammirare anche un'opera di Bartolomeo Vivarini, morto Giovanni d'Alemagna 1450. Non solo Giovanni d'Alemagna non collabora più e non porta a termine la decorazione della Cappella Ovetari, ma anche appunto fa sì che ci sia bisogno per Antonio di un collaboratore, e il collaboratore dal 1450-51 diventa il fratello Bartolomeo, che è un pittore, lo vedete con questi panneggi molto più scheggiati e molto più, insomma, moderni, è un pittore che guarda decisamente ad Andrea Mantegna, insomma è ad un Rinascimento molto maturo, insomma si vede molto bene, e qui insomma le pieghe sono ancora molto un po' stilizzate, mentre in questo caso assumono una forza molto, molto maggiore. Io qui mi ho messo a confronto un'opera
probabilmente leggermente successiva di Bartolomeo Vivarini del 73, che si trova nella Basilica di Santi Giovanni e Paolo di Venezia. Ecco, visto che nel titolo c'era anche sculture, una scultura almeno la presentiamo, che è una scultura però fondamentale. C'è stata qualche anno fa una mostra a Padova proprio sostanzialmente imperniata su questa scultura, che ha reso possibile il riconoscimento di uno scultore allievo di Donatello e di Pietro Lombardo, di cui non si sapeva nulla fino al 2006, direi, quando Giuliano Ericani appunto trova il documento di pagamento di questo gruppo Marmont, di questo gruppo in terracotta, a questo Giovanni da Crema, appunto questo Giovanni da Crema, che con il padre si era trasferito a Padova per ragioni politiche, insomma si trasferisce a Padova, e questo Giovanni da Crema è appunto Giovanni de Fondulis, il padre poi uno scultore ancora più grande che lavorerà a Milano, che è Agostino de Fondulis, e la straordinarietà di questo complesso è che si tratta appunto di un battesimo narrativo impatto, che probabilmente ha un suo precedente soltanto nella pala, proprio della cappella Ovetari di Giovanni da Pisa, appunto la cappella era la pala d'altare, insomma, della cappella Ovetari, e Giovanni de Fondulis, allievo di Donatello, insomma, reinterpreta questa pala appunto a fregio, come una composizione continua, no? In cui chiaramente il battesimo trova insomma un po' un luogo ideale, perché non essendo la Madonna col Bambino e Santi era proprio perfetta questa struttura di figure che trapassano e si incrociano l'una con l'altra. Appunto qui vi volevo far vedere semplicemente quello che non c'è più, insomma queste antiche foto della Cappella Ovetari, proprio per farvi vedere che questa appunto sono i dipinti di Mantegna e di Nicolò Pizzolo, e questa invece era la parte che doveva essere dipinta da Giovanni d'Alemagna e Antonio Vivarini, e che invece poi viene dipinta da Mantegna e da tutta un'altra serie di pittori che vengono a Padova proprio per sostituire i due veneziani che avevano nel frattempo lasciato in carico per la morte di Giovanni. Mi avvio alla conclusione appunto con Francesco Bassano il Vecchio, che così è un pittore chiaramente non in primissimo piano nella storia dell'arte settentrionale, ma che in questa pala dà davvero il meglio di sé, riprendendo un po' queste architetture belliniane e architetture appunto montagnesche. In particolare insomma il suo riferimento maggiore è Bartolomeo Montagna, e che insomma a suo modo reinterpreta, insomma qui siamo nel 1519, una cultura quattrocentesca che però diciamo così è sorpassata in questo periodo da pittori ben più grandi. Nonostante questo insomma però si accorge chiaramente della presenza di Lorenzo Lotto, se ne accorge magari in un modo molto più naif di quanto non farà Pier Maria Pennacchi, con il quale un po' concludiamo il nostro incontro, però ecco chiaramente questi panneggi che crescono e non sono più affilati e non sono più così smartellinati come questi del San Pietro, proprio il confronto si fa in un modo abbastanza semplice perché appunto si tratta di due San Pietro. Ecco, in questo caso appunto queste figure un po' più espanse, questa capacità un po' di rendere più morbidi questi panneggi è proprio dovuta all'incontro di Francesco Bassano il Vecchio con Lorenzo Lotto. Ecco, questo è un punto molto interessante, proprio della carriera, no, di Francesco, perché in cui non so fino a che punto un'opera come questa deposizione che vedete a sinistra del museo
possa essere considerata un'opera di Jacopo Bassano, però certamente, ecco, rispetto alle opere che abbiamo visto prima, c'è un aggiornamento nei confronti di una cultura degli anni 30, da Romanino a Lotto a Moretto, insomma, questo rinascimento un po' più eccentrico rispetto alla linea Giorgione e Tiziano, c'è un aggiornamento che in qualche misura fa parlare questi due dipinti. Qui appunto il compianto di Crosara, insomma, si confrontano anche agevolmente grazie alle iconografie, però insomma, rispetto all'opera di prima, anche dal punto di vista cromatico, si entra un po' in un altro contesto, che è poi quel contesto che Jacopo svilupperà in modo magistrale nelle opere, insomma, di tutti gli anni 30, insomma, fino un po' a quella che è la svolta manieristica con l'incontro con Francesco Salviati. Concludiamo, insomma, bellezza con ecco, se Guariente, insomma, è un po' il capolavoro del Museo del 300, sicuramente il Pietro Maria Pennacchi è il capolavoro, insomma, del primissimo 500. Pietro Maria Pennacchi è un pittore molto misterioso, purtroppo le due opere di Berlino sono andate distrutte, le altre due opere firmate, insomma, che erano a Berlino, ed è un pittore non grande come i due che vedete a fianco, che sono appunto Lorenzo Lotto nella Palla di Santa Cristina di Verone e Giorgione, però insomma è un pittore che riesce ad inserirsi in questo dialogo di primissimi anni del Cinquecento, quando appunto a Venezia abbiamo la presenza di Dürer, che qui insomma, secondo me, un po' potete sentire in questo volto molto arcigno del San Pietro Apostolo, la presenza di Dürer che in qualche modo anche trapassa in una testa come questa qui del San Giuseppe, e sono gli anni appunto della Palla di Castelfranco e questo confronto migliore, insomma, a mio avviso proprio avviene, ecco qui li ho messi anche, insomma, avviene con questa Giuditta dell'Ermitage di San Pietroburgo, dove insomma Pier Maria Pennacchi riesce a confrontarsi non solo con Giovanni Bellini, con il tardo Giovanni Bellini, ma addirittura con questi appunto, pittori di nuova generazione che sono Giorgione e Lorenzo Lotto. Quindi insomma rispetto ecco, a questa un po' difficoltà di Francesco Bassano il Vecchio, qui abbiamo ecco, un altro filone molto più moderno della pittura appunto dell'inizio della maniera moderna, che si schiude, insomma, e che con il quale abbiamo, insomma, di cui c'è un esempio strepitoso al museo. Per cui, insomma, guardati con una certa, in una certa ottica all'interno di un certo filo conduttore, questi dipinti, insomma, in qualche modo raccontano, no, poi quello che è tutto un ambiente culturale, un ambiente culturale che si sviluppa questo neogiottismo, diciamo così, di Guariento, e che arriva insomma fino a questo capolavoro di Pennacchi, che proprio è all'inizio, può essere considerato un po' come un esordio della maniera moderna. Ecco, io vi ringrazio dell'attenzione, se avete curiosità ovviamente sono a disposizione. Grazie a Mattia Vinco per questa bella passeggiata attraverso le nostre collezioni, che senz'altro ha reso particolarmente parlanti proprio nel farcele vedere e rivedere a confronto con altre opere, quindi contestualizzandole all'interno di quella che è stata l'evoluzione, no, che ha portato agli sviluppi, insomma, di questa maniera veneta così peculiare, di cui appunto noi possiamo ben capire quanto siano importanti i pezzi che conserviamo qui nel Museo Civico di Bassano del Grappa. Ecco, trovavo molto interessante, vedendole affiancate della grande pala di Francesco il Vecchio, no, con l'architettura montagnesca,
poi accanto il paragone con invece la deposizione di Cristo, quando tu appunto parlavi di questa ovviamente evoluzione, no? C'è una morbidezza non solo nelle due figure di destra che solitamente la critica appunto ascrive alla mano del Giovanni Jacopo, ma anche guardavo effettivamente anche il paesaggio è molto meno secco rispetto per esempio al paesaggio che appare nella Grande Pala, no? Con l'architettura di Francesco. Quindi effettivamente c'è un passaggio, c'è una è stato qualcosa è successo, è stata introdotta, no? una vena diversa. Fa capire proprio il passaggio, no? Che sta entrando un'altra cultura, no? Esattamente. Forse proprio sul suggerimento di Jacopo, insomma, che anche il padre, insomma, si rende conto sull'indicazione di Jacopo che sta nascendo qualche intorno, c'è dell'altro, la grande pittura quattrocentesca, e quindi insomma anche lui insomma, in collaborazione, insomma, cioè in questo senso è interessante vederle come collaborazione, perché è un po' un unicum poi in questo mondo quattrocentesco di Francesco, quest'opera che poi passa siamo con un'adattazione un po' prima e quindi che poi arriva a queste opere degli anni 30, della metà degli anni 30, che sono poi il grande inizio di Jacopo. Bene. Se ci sono domande, appunto. Allora io vi saluto ricordandovi il prossimo appuntamento che sarà il 7 marzo con Fernando Rigon che appunto verrà a parlarci di Jacopo Bassano con un intervento dal titolo Le rondini di Jacopo Bassano, libertà dall'iconografia. E poi vi ricordo anche che dal 2 marzo sarà aperta al pubblico la mostra che stiamo attualmente allestendo dedicata alla storia della nascita e della diffusione della stampa e dell'incisione in area veneta, appunto Rinascimento in bianco e nero, l'arte dell'incisione a Venezia tra il 1494 e il 1615. Grazie, buonasera. Abbiamo dato prima il programma.